Diciamo che siamo contenti perché è venuta secondo me qui a Teramo una squadra che stava in grandissima condizione, veniva da 4 vittorie di fila e mi è piaciuto molto, diciamo, la squadra perché è riuscita a gestire la partita, a comandare il gioco dall'inizio fino alla fine. Ha ceduto pochissimo, diciamo, abbiamo fatto sempre la partita noi, quindi questo è un grande merito. Giocavamo contro una grandissima squadra che oggi non è sembrata così, però vi garantisco che le altre partite che ha fatto delle partite, delle prestazioni veramente importanti. Quindi questo è un grosso merito che do ai giocatori del Teramo perché l'hanno interpretato sicuramente nel miglior modo possibile. Chiaro che poi degli errori, degli episodi ci sono stati. Potevamo vincere, potevamo perdere, però penso che sulla prestazione nessuno può dire niente. Pensi che sia un'opportunità persa oppure ritieni che questo punto pesi? No, è un punto che pesa in questo momento qua contro questa squadra. Diciamo dobbiamo andare mattoncino alla volta, dobbiamo essere bravi a mantenere sempre le prestazioni ad alto livello. Questa è una partita che potevamo vincere anche all'ultimo minuto con Gaeta, cioè potevamo fare anche altri gol con Sassano, con Bernardo, cioè abbiamo creato tantissime occasioni da gol, ma tutte volute e diciamo, create da noi. Poi è chiaro che loro hanno avuto delle occasioni su errori nostri in fase di impostazione, che bene o male ci può stare per una squadra che gioca tantissimi palloni. Quindi dobbiamo essere molto molto contenti del punto che abbiamo preso. Chiaro che un po' di amaro in bocca c'è perché abbiamo cercato di fare risultato fino alla fine. Senti, con l'uomo in più la scelta di togliere Dimas stava. Ma Dimas lo dobbiamo sempre un pochettino gestire solo per quello. Abbiamo fatto un doppio cambio per dare un po' di velocità in avanti e sono molto contento perché quello che volevamo fare l'abbiamo ottenuto perché abbiamo creato diverse situazioni con Casolla, con Petrella che erano giocatori più veloci, più freschi. Siamo arrivati diverse volte a far male. Dimash lo dobbiamo un pochettino gestire, quindi è chiaro che abbiamo scelto di fare in questo modo. Comunque la panchina ti ha dato molto oggi perché chi è entrato ha fatto bene. Oggi la partita era fatta anche in funzione di questa, perché abbiamo fatto delle scelte importanti, ma proprio per cercare di. Perché sapevamo che la Casertana è una squadra che parte molto forte, pressa molto in avvio di partita, quindi diciamo questa settimana le scelte le abbiamo fatte anche in funzione dell'avversario, abbiamo messo in giocatori un pochettino più solidi come partenza. Ma poi sapevamo, cioè non è che quelli che entrano nel secondo tempo non sono titolari, quelli sono giocatori forti e l'hanno dimostrato oggi sia Petrella, sia Casolla che lo stesso Gaeta che si è creato quella bella occasione alla fine. È chiaro che la forza di una squadra non sono 11 persone, ma è tutto il gruppo e penso che oggi l'hanno dimostrato. Ma Cruciani lo conosco molto bene, è un giocatore forte, un giocatore dinamico, un giocatore tonico. Ma noi oggi abbiamo, penso che l'abbiamo controllato molto bene, anzi sono molto contento del lavoro di linea del centrocampo, perché tener testa alla Casertana non era sicuramente facile, quindi grande merito al centrocampo ma anche a tutta la squadra. Ma io penso che oggi si sono affrontate due buonissime squadre. Il Teramo mi ha fatto una buonissima impressione, conoscevo un pochettino dei giocatori, però mi è sembrata una partita dai due volti. Abbiamo avuto noi le nostre occasioni, loro molto bravi in questi cambi di gioco nell'uno contro uno, una squadra forte anche fisicamente che ci ha messo qualche volta in difficoltà, però secondo tempo la partita è una partita completamente diversa perché è normale che rimanere in 10 per mezz'ora abbiamo dovuto cambiare le sostituzioni, abbiamo dovuto cambiare modo di interpretare la partita, però nonostante questo siamo stati in campo, siamo stati presenti, abbiamo rischiato qualche cosa, ma è normale che contro una grande squadra, una buona squadra bisogna rischiare qualche cosa. Abbiamo avuto anche noi la nostra occasione, perciò alla fine penso che tutto sommato se andiamo
a vedere un pochettino le due fasi di gioco, penso che sia un risultato abbastanza giusto. Sciocchezza di Rinaldi o non hai esagerato l'arbitro? Come commenta? No, vabbè, io riferisco solo, l'arbitro mi ha detto che ha visto una manata al giocatore, io riferisco solo questo. Non so l'episodio, lo riguarderò. Un contatto dentro l'aria, quando ci sono questi calci d'angolo, molte volte si fa finta di non vedere, questa volta ha visto e prendiamo per buono quello che ha detto l'arbitro. Ma noi stiamo facendo un percorso di crescita, veniamo da un buon periodo, nelle ultime 5 giornate abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio, venire a pareggiare non sempre si può vincere, è normale che forse eravamo abituati bene, di conseguenza, però io penso che oggi sia un risultato importante perché ci siamo confrontati con una squadra accreditata sulla carta anche loro per rimanere in questa categoria, se non per arrivare nelle prime posizioni, e penso che sia stato un banco di prova importante. Dopo un inizio stentato mi sembra che la mia squadra stia prendendo convinzione di questo campionato e anche oggi ha fatto una partita per certi versi positiva. Come mai Variale oggi titolare anziché Pacchiocca Durano? Ma no, giocando con una punta ho l'imbarazzo della scelta, nel senso che guardo la settimana di lavoro, mi serviva un giocatore che tenesse un pochettino più palla e di conseguenza ho optato per Variale, che ha fatto una buona partita, perciò quando hai l'imbarazzo di poter scegliere uno si adegua anche alle caratteristiche un po' degli avversari.